Ciao a tutti, io sono Angelo Marotta del blog www.angelomarotta.com e vi do il benvenuto nella terza parte del video I 30 luoghi più infestati dai fantasmi nel mondo. Bene, buona visione. Cominciamo subito. Al decimo posto troviamo il castello di Edimburgo. L'antica struttura situata ad Edimburgo, risalente al 1100, viene considerata uno degli edifici più antichi della città. E come gli antichi castelli di tutto il mondo, la sua storia è un passato di guerre, dolore e soprusi. Non dobbiamo appunto meravigliarci se al suo interno vaghino ancora anime in cerca di pace. Due sono le entità che pare infestino tale struttura: un servo del castello che nel 1300 fu decapitato per aver rubato dei denari ai suoi padroni, e quello di una guardia fatta morire viva nei tunnel perché innamoratasi della figlia del padrone. Urla strazianti di dolore. Passi nella notte e la fanno da padrone. Al nono posto troviamo il McMenamins White Eagle Saloon a Portland. Situato nel quartiere industriale di North Portland, sotto il potente arco del Ponte Fremont, il leggendario White Eagle Café ha una lunga storia di fantasmi e entità maledette fin dalla sua apertura avvenuta nel 1905. Originariamente era un pub per immigrati polacchi che risiedevano a Portland. Oggi il luogo è conosciuto per il suo fascino vintage e per il rock and roll che viene suonato tutte le sere all'interno del locale. La struttura è diventata anche luogo ricettivo con camere e stanze in affitto. Facendo un giro sui vari blog americani che trattano l'argomento, mi sono imbattuto in diverse testimonianze di persone che lavorano o hanno lavorato nel locale. Tutti, e dico tutti, sono concordi nel dire che l'hotel è totalmente infestato da entità maligne. E che molti avventori hanno visto girarsi dalle mura dell'hotel una signora sui 60 anni vagare all'interno delle stanze. Ovviamente tale figura non risiede nell'hotel e non fa parte dello staff. Volete provare una nuova avventura? Provate a festare una notte dentro l'hotel. L'ottavo posto è occupato da The Sally House in Kansas. La casa ha rapidamente guadagnato la reputazione di uno dei luoghi più infestati degli Stati Uniti. La struttura in mattoni, piuttosto semplice dall'aspetto, è stata costruita tra il 1867 e il 1871. È stata portata all'attenzione nazionale quando Debra e Tony Pickman ci hanno vissuto tra il 1992 e il 1994, i quali riferiscono di fenomeni poltergeist documentati anche da uno show televisivo. Il nome The Sally House da una vecchia storia. La figlia di alcuni vecchi affettuari aveva un amico immaginario di nome Sally, uno degli spiriti che infestano attualmente la casa. Al settimo posto troviamo l'isola delle bambole, in Messico. Negli anni 50 un uomo si trasferì su questa isola con lo scopo di rimanere solo, per poi scoprire che l'isola era infestata dallo spirito di una bambina che annegò proprio sul posto qualche decennio prima. Nel tentativo di placare quell'anima in pena, comprò innumerevoli bambole e le appese sugli alberi. Dopo un po' di tempo si accorse che quell'anima non era soddisfatta e che lo avrebbe voluto nel regno dei morti con lei. Lo stesso giorno l'uomo confessò questa cosa ad un parente, il quale ovviamente non gli credette. La sera stessa l'uomo fu trovato annegato nello stesso luogo dove morì la bambina. Da quel giorno sull'isola non c'è più pace. I testimoni raccontano di aver visto sia l'uomo che la bambina girarsi sull'isola e la notte è possibile sentire i sussurri delle bambole, veramente da brividi. Sesto posto occupato da Château de Brissac in Francia. Risalente all'undicesimo secolo, questo splendido castello è stato il luogo di un terribile duplice omicidio. Nessuno conosce molto bene questa storia, sappiamo solo con certezza che una dama con un lungo vestito verde, detta anche Lady Green, e con il viso completamente tumefatto, simile a quello di un cadavere in decomposizione, vaga urlando di dolore tra le mura di questo castello. Al quinto posto abbiamo il Banff Springs Hotel in Canada. Questo importante hotel storico è sede di numerosi fenomeni paranormali, dalle semplici apparizioni fino ad arrivare a violenti fenomeni poltergeist. Uno dei fenomeni più bizzarri è quello dello spirito di un fattorino morto nell'hotel per cause naturali e che all'arrivo dei viandanti gli aiuterebbe a portare le valigie, solo che nessuno del personale dell'albergo lo ha mai visto. Altri fenomeni soprannaturali si palesano tra le mura di questa struttura. Spesso è stata vista una sposa ballare all'interno della sala ballo, sposa che dopo pochi minuti svaniva nel nulla. Si dice che anche un'intera famiglia si palese agli ospiti dell'albergo, furono uccisi da mano misteriosa oltre 50 anni fa. Il quarto posto è occupato da The Ancient Remain in Inghilterra.
Cosa potrebbe esserci di più terrificante di vivere in una casa dove in passato sono stati commessi sacrifici satanici e dove ogni sera un'entità diversa, compresa il diavolo, si manifesta? Ecco, questo albergo del XII secolo rappresenta tutto questo. Il suo proprietario ha raccontato che la prima sera che soggiornò nella sua nuova abitazione fu strappato dal letto e trascinato attraverso la stanza da qualche entità invisibile. Solo pochi giorni dopo l'entità si manifestò. Era il diavolo. Al terzo posto, The Tower of London, la costruzione risalente al 1078, questa fortezza palazzo reale ha raccolto negli anni diverse attività paranormali. La leggenda narra che il fantasma senza testa di Anna Bolena si aggiri ancora tra le mura di questa imponente fortezza. Un altro fantasma eccellente di cui si sono documentate le attività è quella di Lady Jane Grey, che a quanto pare fu uccisa per mano di suo zio, Riccardo III, nel maggio del 1483. Io ci sono stato e ho avuto la sensazione che qualcuno mi seguisse. Il secondo posto è occupato da Castle of Good Hope, in Sudafrica. Attivo fin dai primi anni del XX secolo, varie apparizioni sono state riportate da alcuni testimoni. Un uomo che cammina sulle mura e un cane che salta sui passanti. La storia più interessante coinvolge invece il fantasma di una donna avvistata diverse volte, la quale attraversa il complesso piangendo per poi volatilizzarsi così come era apparsa. Le apparizioni di questa donna scomparvero il giorno in cui il cadavere fu ritrovato e riposto a riposare in un vero cimitero. Un testimone racconta di aver avuto un rapporto sessuale con una donna che viveva nel castello. Scoprì, solo molti giorni dopo, che la donna era vissuta un secolo prima. Al primo posto, Monte Cristo Homestead, Australia. La storica fattoria di Monte Cristo è considerata uno dei luoghi più infestati della nazione. Per alcuni abitanti del luogo risulta anche difficile pronunciare quel nome. Si narra con assoluto fervore che questo luogo sia stato teatro di numerosi eventi tragici che ripercorrono la memoria di moltissime persone ancora vive. La Monte Cristo Homestead è stata costruita nel giugno dell'85, 1885 chiaramente, ed è proprio durante la sua costruzione che alcuni uomini morirono inspiegabilmente. Ma si sa, a quei tempi le morti sul lavoro venivano spesso messe in sordina dall'opinione pubblica. Quello che proviene da fonti certe è che la fattoria fu abitata dalla famiglia Crowley proprio fin dagli inizi e furono proprio loro ad avvertire i primi malesseri all'interno della casa. Sempre la storia ci dice che un bambino, forse il figlio di una coppia della famiglia, mentre stava giocando al piano di sopra, fu spinto da una forza misteriosa, facendolo improvvisamente cadere dalle scale fino al piano di sotto, causandogli una morte violenta. Da quel giorno nessuno osò più abitare nella casa. Complimenti, siete arrivati fino alla fine. Io sono Angelo Marotta e vi invito a visitare il mio blog www.angelomarotta.com. Alla prossima, ciao ragazzi!